Ernesto Di Mattia questa mattina in Piazza Magri ha presentato la lista di Risorgimento Atellano, una lista nuova che unisce esperienza e novità, ma che nasce da un progetto che viene, come ha detto il professor Rimone, viene dal tempo sul territorio. No, è una lista veramente fatta di uomini e donne che hanno messo a servizio di questo e stanno mettendo al servizio di questo vesto tutta la loro esperienza, cultura e passione per dare un tangibile risveglio e rinnovamento alla vita politica e sociale di questo paese. Tra le proposte lanciate durante il suo comizio c'è quella di rendere pubblici, almeno da parte dei candidati sindaci, la propria situazione sia fiscale che quella economica e patrimoniale. No, lo ribadisco perché credo che sia diritto, dovere di ogni candidato sindaco o amministratore comunale, regionale, provinciale, mettere sul sito internet dell'ente o rendere pubblica la propria situazione patrimoniale quando inizia il proprio mandato e anche quando poi termina il proprio mandato elettorale, per capire quali sono stati poi l'evoluzione economica della sua candidatura, anche per dare conto ai cittadini che il bene comune prevale poi su aspetti di altro tenore. Di Mattia, lei ha un curriculum notevole, è enunciato questa mattina anche qui in piazza, e più volte si sente dire in questi giorni: ma chi glielo ha fatto fare? No, la voglia di essere a servizio dei cittadini, di lavorare nell'interesse di questo paese, ma anche per ritrovare quella passione che si era lentamente spento dentro di me e dare quell'entusiasmo e mettermi veramente alla prova, perché i cittadini non meritano di essere trattati o di stare in una situazione così di totale degrado o abbandono. Sant'Arpino merita molto di più.